L'analisi on-chain è uno strumento fondamentale e indispensabile per chiunque voglia fare analisi fondamentale su Bitcoin e sulle altre cripto. Il motivo è che ci mette a disposizione alcuni dati che sono oggettivamente e obiettivamente misurabili e dai quali si può trarre delle conclusioni estremamente utili, come il valutare alcuni specifici movimenti, magari da e verso gli exchange, oppure andare a valutare le fee che vengono spese su certe chain e di conseguenza il valore intrinseco di quelle chain stesse, perché spesso le fee sono direttamente proporzionali in qualche modo al profitto di chi mette in staking alcuni particolari token, oppure si può andare a valutare quello che è il comportamento medio di chi delle entità che possono essere wallet o smart contract che operano nella blockchain, il che vuol dire, ad esempio, rispondere alla domanda: ma da quanto tempo in media viene holdato, viene detenuto Bitcoin dai vari address? Sono prevalenti i movimenti di breve termine oppure quelli di lungo termine? Questo ci fa capire moltissimo rispetto alla fase nella quale ci troviamo, se è una fase più speculativa, una fase più accumulativa, in particolare se si incrocia questi dati con i dati relativi al prezzo. Spesso è capitato infatti di riuscire a individuare con estrema precisione, grazie ai dati on-chain, i livelli di prezzo di accumulazione. Se si utilizza l'analisi on-chain e la si combina con l'analisi tecnica, quindi del grafico prezzi e volumi, si ottiene veramente un risultato spaziale che permette di fare analisi estremamente approfondite, dettagliate e utili. In questo video di conseguenza andiamo a capire cos'è innanzitutto l'analisi on-chain, quali sono i migliori strumenti per fare analisi on-chain e come si fa. Quindi un piccolo tutorial con il significato delle principali metriche. Seguitemi perché sarà molto interessante, in particolare se siete holder. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Inizio subito con una domanda, ovvero alzi la mano, o meglio commenti, chi di voi utilizza già l'analisi on-chain e ditemi anche quali sono le vostre metriche preferite e come le utilizzate e integrate con il resto dell'analisi. Credo sia utile discutere di questo per confrontarci e aiutarci a vicenda a migliorare il nostro metodo di analisi. Alla fine di questo video capirete meglio tutte le metriche, se invece siete nuovi, dell'analisi on-chain. Iniziamo con le mie metriche preferite, quindi vi presento lo strumento, gli strumenti o meglio, che io preferisco, che vi spoilerò già, sono Into the Block, Token Terminal e Dune Analytics, e vi mostro quelle che sono, ripeto, le mie metriche preferite e come le utilizzo poi per andare a trarre conclusioni sui fondamentali della coin in questione. Premetto che Into the Block è uno dei 1000 software a disposizione di analisi on-chain, c'è anche Glassnode, CryptoQuant, ce ne sono veramente un'infinità. A me piace Into the Block perché non ci sono mille metriche che, secondo me, oltre una certa quantità diventano ridondanti e anche confusionarie, e quindi come rapporto qualità-prezzo è ottimale. Tra l'altro vi lascio anche il mio referral link in descrizione, così se giusto vi andasse di utilizzarlo sapete anche quale referral link utilizzare. No, scherzi a parte, iniziamo con alcune metriche di base, ovvero le metriche finanziarie. Cosa vuol dire? Quelle basate sul prezzo da una parte e dall'altra sui movimenti dei vari address. Sì, perché l'analisi on-chain permette di leggere dalla blockchain i movimenti che vengono eseguiti e andare a consolidare questo dato in una statistica leggibile, il che vuol dire quante persone a un certo prezzo hanno spostato Bitcoin, magari da un exchange, quindi vuol dire che l'hanno acquistato o comunque iniziano a detenerlo fuori dall'exchange proprio in quel prezzo. Questo ci aiuta a capire qual è la situazione generale di profitto e perdita. Queste metriche in particolare
ci permettono di andare a vedere gli address che al momento sono in the money, at the money e out of the money, il che vuol dire in the money in profitto, at the money più o meno a break even, a occhio e croce, out of the money in perdita. Chiaramente oggi siamo in all time high, godiamo tutti e quindi nessuno è out of the money, a meno che qualcuno non abbia comprato proprio, non lo so, un paio d'ore fa quando ha toccato veramente il massimo dei massimi, ma ovviamente essendo una statistica che non è che prende il centesimo di dollaro, è una statistica aggregata e quindi vede il 100% degli address come in the money. È possibile andarla a visualizzare con numero di address, quindi se vedete un pallino più grande o più piccolo, significa che c'è una quantità maggiore o minore di address che hanno che detengono Bitcoin e lo hanno detenuto, lo hanno ricevuto per la prima volta in quella specifica fascia di prezzo che vedete qui sotto. Se invece clicchiamo volume, viene visualizzato non più come dimensione della bubble, del cerchio, il numero di address, ma il volume di Bitcoin movimentati e detenuti, quindi in uno specifico prezzo. E la cosa interessante è che il maggior volume di Bitcoin, guardate, 3,34 milioni di Bitcoin sono sotto i 500 dollari, sono stati detenuti per la prima volta sotto i 500 dollari, e invece la restante grande parte, come vedete da queste tre bubble da 3 milioni circa di Bitcoin l'una, stiamo tra i 15.000 e i 65.000, quindi un po' l'ultima fascia. Più o meno la distribuzione è abbastanza identica tra le tre fasce, e questo ci fa capire appunto qual è più o meno il prezzo d'ingresso di ognuno che insomma storicamente ha movimentato Bitcoin. Chiaramente qua ci sono dentro, punto interrogativo, ci saranno dentro, probabilmente sì, anche Bitcoin persi per sempre, perché magari sono appunto state perse le chiavi private nel momento di deposito. Qua sotto invece abbiamo uno spaccato un po' più vicino del prezzo attuale. Quindi adesso abbiamo solo chiaramente la parte sinistra perché siamo all'all time high, ripeto, però se non fossimo all'all time high avremmo il prezzo attuale al centro e nell'intorno avremmo delle fasce di prezzo più contenute che ci fanno vedere la quantità di address o volume di Bitcoin di nuovo che sono stati movimentati lì. Questo per farci capire, diciamo, chiamiamoli supporti e resistenze, è un po' un analogo dell'analisi di un grafico prezzo volume. Che però al posto del volume e del prezzo, cioè il prezzo c'è sempre, al posto del volume c'è il volume on chain, quindi movimentato di fatto da un address all'altro. Qua sotto abbiamo un grafico differente dei medesimi dati, quindi possiamo vedere in quanti in percentuale erano in the money o out of the money. E vedete che adesso volevo caricare un intervallo di tempo più ristretto, eccolo, vedete che ci fa vedere rosso, grigio e verde di nuovo il loro andamento nel tempo. È interessante vederlo soprattutto dopo un all time high, dopo un ritracciamento, per vedere in quanti hanno acquistato proprio in quello specifico massimo. Vedete ad esempio qua dopo il massimo, la zona dei massimi di maggio, vedete che è bastato un calo iniziale per mandare in perdita il 25% degli address, e questo fa capire quanta FOMO c'è stata proprio in quella fase di massimi. Interessante anche la possibilità di spostare la finestra temporale anche nel passato per paragonare proprio i dati. Break even price è la medesima cosa, insomma, quindi qual è il prezzo di break even, come vedete, per ogni address, diciamo, in base a una statistica anche qua composta dei vari prezzi di acquisto nella storia di ogni singolo address. È un dato molto stimato questo, che secondo me a volte lascia anche un po' il tempo che trova, e qua da un punto di vista storico. Poi qua abbiamo le grandi transazioni, quindi quante ne sono state fatte e il volume di grandi transazioni. Io non sono un fan sinceramente del monitoraggio delle balene, come si suol dire, ma qui lo trovate.
E dunque, qua di nuovo le balene, il prezzo, transazione media, eccetera, eccetera, eccetera. Qua niente di particolarmente interessante per quanto mi riguarda. La volatilità stimata sull'anno, quindi una media sui 365 giorni, anche questa può essere utile per capire un po' com'è messa e soprattutto interessante, ad esempio, vedere che nell'ultimo anno la volatilità ha fatto dei lower high e equal low più o meno, quindi è un po', come dire, in distribuzione, si può dire, della volatilità. Poi andiamo avanti con invece i dati di rete, che sono i miei preferiti questi, sinceramente, perché mi fa capire, vabbè, partendo dall'alto abbiamo le fee spese complessivamente, questo ci aiuta a vedere se magari ci sono dei periodi di congestione del network e quindi il numero di transazioni eseguite, ok? Sono tutti dati molto correlati tra loro, questi che stiamo per vedere. La fee media spesa, quindi per ogni transazione, di nuovo correlata alla congestione della rete, numero di indirizzi attivi, questa è una metrica molto interessante secondo me, perché che aiuta a capire la crescita del network stesso. Per indirizzi attivi si intendono indirizzi che hanno fatto operazioni, quindi non vuoti o non che magari hanno fatto un'operazione un anno fa e poi si sono spenti lì, chiaramente non contano più come attivi. Infatti vedete che abbiamo anche degli andamenti discendenti di tanto in tanto. Interessante vedere come il numero di indirizzi attivi ha avuto un picco nel 2018 e quel picco, guardate, interessante, non è mai stato superato, o meglio, forse è stato superato di poco o comunque l'abbiamo raggiunto nella fase di massima FOMO di quest'anno. È interessante vedere come ci muoviamo a cicli per adesso, con comunque una resistenza importante sul numero di address massimi. Questi sono gli address a zero balance, quindi attivi ma a zero balance, e quelli nuovi, ok? Quindi nuovi address creati con il loro andamento nel tempo. Questo invece è un totale, vedete un totale che si può andare a dividere anche in questo caso con totale complessivo, con un balance, quindi non vuoti, oppure zero balance, e si può anche andare a sovrapporre i vari dati e le varie metriche. Questo è il tasso invece di address attivi rispetto al totale, che fa capire appunto in quanti di fatto partecipano. Numero di transazioni è un'altra metrica per andare a misurare l'attività dell'intero network. Volume di transazioni, di nuovo, stessa cosa in dollari e in BTC. East versus West, non sono un grande fan di queste metriche, diciamo, geografiche. Tempo medio durante il quale il token, cioè BTC, è stato holdato, anche questo non mi fa impazzire perché di fatto tiene conto anche dei token persi per sempre. Quindi è forse troppo generico come dato, mentre questo qua, ecco, è il mio preferito in assoluto, perché questo è pieno veramente di contenuto. È un grafico con delle zone a temperatura diversa, vedete che andiamo dal freddo al caldo. Più è fredda la temperatura del colore e più stiamo parlando di hold di lungo termine. Più invece si scalda e più si parla di movimenti di breve. Come mai è utile? Allora vi faccio un esempio concreto. Andiamo a prendere ad esempio l'ultimo anno per tagliare via i dati più vecchi e andiamo a vedere, a fare un'analisi di questo grafico. Allora, che cosa notiamo? La prima cosa che si nota sta su quest'area, guardate, 6 mesi, 12 mesi, il che vuol dire il numero, la percentuale dell'età, diciamo, di quei bitcoin che rimangono holdati per quelle date specifiche. E vedete che si amplia questa fascia, il che vuol dire che a partire da giugno, maggio, giù di lì del 2021, c'è stato un numero sempre crescente di bitcoin holdati almeno 6 mesi, tra i 6 e i 12 mesi. Questo cosa ci fa capire? Che sono stati acquistati almeno 6-12 mesi fa, ok? Il che, di nuovo, che cosa significa? Che se noi prendiamo questo periodo, giugno, diciamo, e andiamo indietro di 6 mesi, arriviamo più o meno a gennaio circa, arriviamo a un prezzo, vedete, che è all'incirca di 30.000 dollari, giù di lì, ok? Il prezzo di gennaio.
30.000 dollari anche un po' prima, dicembre-gennaio, se vogliamo. A partire da qua vedete che si amplia la banda, quindi significa che gennaio e febbraio soprattutto, che è il momento in cui si amplia di più questa banda, perché bisogna andare indietro di 6 mesi, immaginatevi, vuol dire che è il periodo storico in cui sono stati fatti più, diciamo, prelievi, sono stati paralizzati più Bitcoin, il che vuol dire fascia di prezzo tra i 20 e i 40.000, se vogliamo essere grossolani, prendendo anche tutto l'intorno, il che lo rende una zona di accumulazione e quindi un mega supportone, ok? Questo ce lo sta dicendo un grafico di questo tipo, ovvero crescente numero di Bitcoin non più movimentati da 6-12 mesi a partire da giugno. È un'informazione molto preziosa. Poi, se invecchiano questi Bitcoin, ovvero se una volta che passano altri 6 mesi circa, la banda verde 12-18 mesi inizia ad incrementare di spessore, vuol dire che appunto stanno invecchiando, stanno rimanendo lì, passatemi la similitudine. Al contrario, se vediamo ingrandirsi quella 3-6 mesi, vuol dire che si stanno iniziando a muovere di più. Quella 3-6 mesi, al contrario, vedete, è più o meno costante, anzi con tendenza comunque a compattarsi, il che ci fa capire che la direzione è più di invecchiamento delle transazioni. Quindi siamo in una fase di maggior detenzione. Una piccola eccezione, guardate, negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, questa fascia, una settimana, un mese, è un pelino in fase di crescita, proprio perché probabilmente in questo periodo ci sono stati dei nuovi ingressi non ancora realizzati in profitto, e questo fa crescere una settimana, un mese. Poi, se di nuovo ci sarà un invecchiamento di questi Bitcoin passando alla fascia arancione, poi di nuovo qua sopra e poi di nuovo a quella 6-12 mesi e così via, sarà sicuramente un buon risultato. Inoltre, questo dato, se non ricordo male, è anche visibile, eccolo, sotto le ownership stats, che ci fanno capire, ecco, guardate, ownership by time held, questo è graficato in modo diverso, ci fa capire gli holder, quindi da un anno o più, i cosiddetti cruisers, quindi 1-12 mesi, o i trader, quindi meno di un mese. E poi questo è esploso qua sotto. Vedete, abbiamo un trend crescente degli holder da almeno un anno, abbiamo un massimo raggiunto a giugno-luglio dei cruiser su 1-12 mesi, poi più o meno siamo sempre lì, ma probabilmente c'è stato di nuovo un invecchiamento, mentre i trader di solito sono tendenzialmente abbastanza oscillanti in maniera sinusoidale, perché bene o male ci sono sempre allo stesso modo. E poi questo interessante, perché lo si può vedere ad esempio anche per Ethereum. Io adesso ho guardato Bitcoin, ma è interessante vedere queste statistiche anche per Ethereum, e vedete che sono ancora più marcate. Abbiamo una spinta molto forte degli holder, anche i cruiser sono crescenti, anche i trader. Probabilmente qua c'è semplicemente, tra virgolette, una crescita dell'attività generale verso Ethereum. Poi che cosa abbiamo ancora? Mining. Quindi queste sono, adesso vado un po' più veloce perché le più interessanti le abbiamo viste. Poi, volendo, voi esplorate un po' i tool e chiedete, non abbiate problemi. Miner ci fa vedere quanti Bitcoin sono detenuti dai miner, quanti vengono incassati oppure trasferiti fuori dai miner con il netto, una cosa simile a quella degli exchange, insomma. Poi un po' di statistiche sul network, come l'hash rate, come il flusso del volume, la distribuzione dell'hash rate nei principali pool. Questo è interessante anche per andare a esaminare, ad esempio, le varie, come dire, la dominanza anche geografica di un pool rispetto a un altro. E vabbè, si vede poi la grossa differenza da quando c'è stata l'esodo cinese. Poi cosa abbiamo? Le ricompense dei miner, che chiaramente diminuiscono ogni halving, ma le cose più interessanti sono un po' i flussi, secondo me, dei miner dentro e fuori, perché ci fa capire la loro attività, se stanno vendendo oppure no.
chiaramente qua conviene sempre andare a rapportare all'ultimo periodo. Ok, vedete che bene o male il netto è sempre più o meno costante, con qualche picco ogni tanto di outflow, perché chiaramente ogni tanto c'è qualche take profit un po' più marcato. Poi abbiamo uno dei dati più forse importanti, più interessanti, che sono i flussi dagli exchange, da e verso gli exchange, perché ci fa capire se ci sono dei depositi di una certa entità verso gli exchange, oppure dei prelievi dagli exchange. Se c'è un prelievo da exchange è un segno tendenzialmente positivo, perché vuol dire che uno vuole detenere. Se c'è un depositone sull'exchange, magari uno vuole fare un take profit un po' importante. E quindi qua troviamo tutto, troviamo l'inflow, troviamo il numero di transazioni di inflow, sicuramente è più importante il volume, outflow, quindi in uscita, si può anche andare a selezionare un singolo exchange oppure aggregarli tutti, e poi il netto. Quando il netto è negativo significa che l'outflow è maggiore dell'inflow, e viceversa quando è positivo. Interessante magari misurare anche la tendenza, no, del netto. Quando ci sono più picchi a ribasso vuol dire che tendenzialmente la gente preleva, ed è bene. E questo direi che è quanto, perché poi gli order book, i trade non sono un grande fan. Ethereum, ci sono chiaramente dei dati in più, perché poi ogni coin ha i suoi dati specifici. Ad esempio Ethereum, che ha lo staking, vi permette di andare a vedere insomma quanti ETH sono in staking su Ethereum 2.0, che è un dato molto importante per i fondamentali, perché porta via supply. Si può andare a vedere ad esempio la supply stessa, quindi quanti Ether vengono bruciati dopo l'aggiornamento London, la percentuale delle fee spese che viene bruciata, e addirittura il tasso di inflazione. Per chi si chiedesse ma com'è cambiata l'inflazione di Ethereum rispetto a prima di London, guardate voi stessi. Prima venivano erogati 13.000 Ethereum al giorno, adesso vedete che sono decisamente meno. E questo si traduce, vedete, in un appiattimento della crescita della curva inflattiva. Guardiamo ad esempio da un anno a questa parte, magari allarghiamolo anche un po', vedete che se prima era un po' lineare, adesso tende un po' ad appiattirsi. Ed è assolutamente una cosa interessante. Questo si può visualizzare anche in percentuale. Vedete, avevamo un'inflazione del 4,2% prima, di netta, un'inflazione netta, adesso oscilla, vedete, intorno al 2%. Per i fondamentali di Ethereum è notevole, a volte addirittura è stato deflattivo. Infine ci sono un po' di metriche sulla DeFi per cui preferisco con sincerità altre piattaforme. Su Into the Block è carina questa heat map del gas, quindi che ci fa vedere il costo del gas per fascia oraria e per giorno, così da capire quando conviene andare a fare transazioni su Ethereum, cosa proibitiva. Infine abbiamo Token Terminal, che è una figata per andare ad analizzare i protocolli. Guardate, qua potrei fare probabilmente un altro video dedicato a parlare per ore, cerco di essere veloce comunque. Abbiamo, guardate, svariati dati sia su grafico che con tabella, dove possiamo vedere ad esempio il revenue, quindi l'utile generato dai protocolli, messo in ordine poi per utile, chiaramente, con Ethereum che genera il massimo utile, che è 1,3 miliardi, Axie Infinity al secondo posto e così via. E come utile si intende il valore, diciamo, in mano agli staker o agli investitori, che è su Ethereum, tiene conto chiaramente dei burn e di tutti quei discorsi lì. Si può andare a vedere poi anche, vedete qua sotto Metrics, possiamo vedere Protocol Revenue, Total Revenue e anche dei rapporti che vogliono un po' mimare quelli dell'azionario, di cui io non sono particolarmente fan, se devo essere sincero, come il cercare di andare a fare un rapporto tra il prezzo e il revenue, cioè il prezzo del token o la capitalizzazione e il suo revenue, eccetera. Comunque, se ci smanettate un po', trovate veramente di tutto. Si può anche andare a esaminare i singoli settori, come ad esempio i DEX, guardate, abbiamo market cap o TVL anche, oppure
oppure anche i price to sales e price to earnings, se vi interessa. Ma guardate, TVL è interessante perché fa vedere la crescita, e anche revenue è l'altro che mi piace di più in assoluto, perché ci fa capire l'utile generato dai protocolli, e in testa c'è Uniswap. E lo stesso si può fare per le piattaforme di lending, per le varie chain, molto interessante anche questo, perché le paragona le principali chain per TVL, per volumi di transazioni, oppure per revenue anche, cosa veramente da non sottovalutare, e abbiamo Ethereum come assoluto dominante di questo. E poi i singoli progetti, volendo si può andare a vedere, non lo so, abbiamo detto Axie Infinity, andiamo a dare un'occhiata ad Axie Infinity, vedete che si può andare a evidenziare due metriche, come ad esempio la market cap e il total revenue in questo caso, e ci fa vedere come cambiano uno in funzione dell'altro. Oppure, non lo so, al posto della market cap vogliamo mettere il prezzo? Ho sbagliato di nuovo, abbiate pazienza. Allora, protocol revenue e price, eccolo, tac, e si possono vedere come se c'è ad esempio una sorta di correlazione. E qua sotto abbiamo altri dati, vedete, che si possono esplorare uno per uno. È veramente potente questo tool e mi pare che sia anche gratuito, se non ricordo male. Non so se c'è una versione pro a pagamento con dei dati in più, ma mi pare di no. Infine, questa è una bomba atomica di un analytics, che è una sorta di un'interfaccia con la quale si può scrivere query sui dati on chain e graficarle. Vi faccio un esempio, guardate, dunque, cerchiamo di trovare qualcosa che capiamo tutti quanti. Abracadabra, vediamo che cosa ci dice. Ok, numero di holder di spell nel tempo, S-spell, quindi in staking, la percentuale di spell in staking, i volumi, altri volumi di meme su Curve, insomma, vedete qua su SushiSwap, e vedete che sono tutti grafici che poi sono ottenuti, se non ricordo male, adesso non ricordo come si fa ad andare a vedere di fatto il codice sorgente, ma adesso poi magari ci guardo e ve lo condivido, ma di fatto sono ottenuti da query tutti questi dati. E voi potete anche cercare, non lo so, guardate, ci sono i tag DeFi, possiamo andare a vedere DEX Metrics, ad esempio, ci fa vedere un po' di dati su tutti i vari DEX. Cosa strainteressante, secondo me, perché ci fa capire appunto come si muovono i volumi, qual è il DEX più utilizzato e così via. Oppure si può anche cercare, che ne so, OpenSea, tac, vediamo cosa c'è, dashboard, OpenSea Daily Volume, oppure OpenSea in generale, che immagino sia una dashboard complessiva, bellissimo, guardate, c'è un sacco di roba su OpenSea. E forse cliccandoci sopra, ok, guardate, eccola, vedete, è una query scritta in SQL. È una figata, perché poi si può modificare, si può lanciare e creare la propria. Quindi se uno ha un minimo di, come dire, mastica un po' di SQL e ha voglia di esplorare il database, ci si può fare qualsiasi cosa. E la cosa bella, poi chiudo, giuro, è che il bello dell'on-chain, il bello della DeFi, è che si può creare dei report del genere in maniera automatica. Cioè, in un'azienda che genera utile, quanti prestiti fa e così via, c'è un team dedicato di non so quante persone che deve validare i dati, cercarli e tutto quanto. Qui tu vuoi vedere l'utile di Aave, che ne so, andiamo a vedere se lo troviamo, tac, Aave. Beh, guardate che meraviglia. Adesso questa magari non è la più bella delle dashboard che esistano, però posso vedere il quanto debito c'è, i guadagni cumulativi del protocollo, le fee, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, non è magari il più aggiornato, adesso ho cercato completamente a caso, però sicuramente si può costruire, quindi con un click tu in tempo reale vedi tutti i dati finanziari di un protocollo. È pazzesco. Amici, io vi saluto, detto questo, mi raccomando, ditemi la vostra su analisi on chain e su tutto ciò che abbiamo detto di bello, referral link in descrizione per Into the Block se vi piace, se no avete l'imbarazzo della scelta di altre piattaforme analoghe. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.